cari amici, benvenuti in questo video dedicato al Camp Buddy. Se vi ricordate, l'ultima volta gli amici di Keitar insieme a Taiga hanno iniziato a riscrivere il diario di Keitar utilizzando un po' i loro ricordi e un po' le pagine che si sono salvate. Ovviamente di questo Keitar non sa nulla, sarà una bellissima sorpresa, si spera, non ho idea di che cosa possa capitare. C'è stato anche un momento hot nella doccia che avrebbe potuto sfociare in qualcosa di molto mlemle, però Hiro e Keitar sono stati bloccati da Taiga. Andiamo avanti e vediamo cosa succede. Per qualche motivo Natsumi sta chiedendo a Yoichi di togliergli un piede di dosso. Ok. Cosa? Ma se sei tu quello con quelle chiappe ossute che mi sta pugnalando? Ragazzi, non vedo niente. È già sveglio? Zitti ragazzi, ho finito per rovinare la sorpresa. Sveglialo, Hiro. Ci sto provando, ma Yoichi continua a muoversi. Cadrò. Cosa? Che ci fate tutti voi qui sul mio letto? Buongiorno, Keitaro. Abbiamo una sorpresa per te, uomo rana. Yoichi, non dovresti dire una cosa del genere, sai? Ah, chi se ne frega? Testa rossa, è stato troppo lento. Uff, hai rovinato tutto, uomo lupo. Una sola cosa dovevi dire. Dai, ma chi se ne frega chi l'ha detto? Yoichi, dai, avevamo pensato a questa cosa tutta la mattina. Oh, guarda, sono Mister Perfettino e voglio che le cose vadano tutte come ho programmato io. Zitto, uomo lupo, hai rovinato tutto per davvero. Ragazzi, si può sapere che state facendo? Eravamo molto preoccupati per te, visto che avevi perso il tuo diario. E anche se cercavi di nasconderlo, sapevamo che in realtà eri molto dispiaciuto. Così abbiamo pensato che ti avrebbe fatto piacere vedere questo. Ta-da! Il tuo nuovo diario. Cosa? Un nuovo diario? Oh ragazzi, ma non dovevate prendermene uno nuovo? Ma non è propriamente nuovo, Keitaro. Dai un'occhiata all'interno. Wow, ma c'è tutto quello che è successo. Esatto, siamo andati a riscrivere tutto quello che avevi scritto tu sul tuo. Ho anche fatto qualche disegnino al posto delle foto che si erano bruciate. Abbiamo collaborato per assicurarci che tutte le esperienze che avevi scritto fossero ancora conservabili, ecco. Esatto, ci è voluto un bel po' di lavoro. Però è molto più bello del vecchio, non credi? Ragazzi, ma è fantastico! Non avete idea di quanto significhi per me questa cosa. Fantastico, lo sapevo che ti sarebbe piaciuto. Siamo stati svegli tutta la notte per fare questa cosa. Ma mi sembra che ne sia valsa la pena. Non è proprio lo stesso diario con cui hai cominciato, però ci abbiamo messo anche le nostre esperienze lì dentro, ecco. Volevamo dartelo come rimpiazzo, per farti sentire un po' meglio riguardo quello che è successo all'altro diario. Non so che dire, ragazzi, siete i migliori. Questo è il momento in cui dovrebbero dire che anche Taiga ha collaborato. Ma com'è che facevate a sapere tutte le cose che avevo scritto? Io era un bel po' che non vi facevo vedere il diario. Qualcuno ci ha aiutato. Taiga? Sì, a quanto pare lui ti ha stalkerato fin dall'inizio e ha letto ogni tua singola pagina del diario. Ma grazie a lui siamo riusciti a ricreare tutto in maniera abbastanza fedele. È stata un'idea di Taiga fare questa cosa. È stato lui che è venuto qui a chiederci aiuto. Ha anche insistito per usare il suo diario al posto del tuo. Non ce l'avevi mai fatta però se gli altri non mi avessero aiutato. C'erano così tante cose che non sapevo e non sapevo cosa scrivere. Ma alla fine, Keitaro, spero che questo possa essere un buon inizio per tutto quanto e che possa mettere una fine a quello che ti ho fatto, soprattutto dopo, insomma, che ho dato fuoco al giornale. Mi dispiace ancora tanto per quello che ti ho fatto. Oh, ma che cosa carina! Hai fatto molto di più che provarmi che eri veramente dispiaciuto. E sono così felice che, dopo tutto quanto, finalmente siamo diventati amici. È quello che ho sempre voluto. E mentre abbraccio Taiga, mi sembra che il suo cuore cominci a battere più forte. Stavolta le sue emozioni, il suo rimorso e anche la sua gioia sono tutte reali. Oh! Che cosa tenera, un abbraccio di gruppo. Anche se Yoichi non mi sembra tanto convinto. Ehi, lasciami andare, Mister Perfettino. Siamo troppo vicini. Dai, che finalmente siamo tutti amici. Goditi il momento con noi. Alla fine penso che questo campeggio ci abbia fatto bene a tutti. Visto, Tiger, non eravamo male come pensavi tu. Hai ragione, è bello avere di nuovo degli amici. Non ho mai visto Tiger sorridere così prima d'ora. Sono così felice di non aver rinunciato alla possibilità di averlo come amico. Alla fine ne è valsa davvero la pena. Non dimenticherò mai questo momento. Che cosa tenera, dai. Che cos'altro potrebbe andare storto ora? E alla fine Goro si fece vedere proprio dopo che Hiro aveva finito di raccontare la sua storia. Così pensavo davvero che fosse un pazzo omicida. E questa è la volta che si raccontavano storie di paura. Capisco, ecco perché vi eravate messi tutti quanti a gridare. Ascoltare una storia è un po' diverso da leggerla da soli, ecco. Sì, ma adesso grazie al diario posso ricordare più chiaramente questi eventi. Vediamo un po', poi cos'è successo? Oh, il giorno dopo quando è andata via la corrente. Keitaro! Abbiamo un codice rosso! Abbiamo cercato dappertutto, ma non riusciamo a trovare Taiga? Che ci fai tu qui? Oh, ciao ragazzi, venite con noi. Stavo giusto raccontando a Taiga alcune storie dei primi giorni qua al campeggio.
Cosa? Chiedo scusa, ma potresti ripetere? Perché non riesco a capire cosa tu abbia detto. Dai ragazzi, non fate le drama queen. Ma sul serio? Taiga amico di Keitaro? Ma sono scioccato. Dai, non essere così sorpreso. Sei tu quello che mi ha, diciamo, picchiato finché non ho riacquistato un po' di buonsenso. Aspetta, aspetta, aspetta. Mi hai veramente dato retta? Pensavo che ti fossero entrate da un orecchio e le mie parole ti fossero uscite dall'altro. Ma com'è che sei di buon umore, Keitaro? Dopotutto Taiga adesso non dovrebbe essere tipo il tuo rivale o qualcosa così? No, no, alla fine abbiamo risolto i nostri problemi. Adesso siamo amici. Anche se devo ammetterlo, sembra molto strano stare così vicini, amici, insomma. Oh mio Dio, ma com'è successa questa cosa? Voglio sapere tutti i dettagli. Ho una richiesta. Per favore, raccontateci tutti gli eventi che hanno portato a questa riconciliazione. Keitaro! Aiden ci sta aspettando, dobbiamo andare. Oh ragazzi, scusate, mi ero dimenticato che devo lavorare oggi. No, non fa niente, Keitaro, vai pure. Racconterò io a questi due cosa è successo. Ok, ci vediamo dopo. Ciao, Taiga. Mi sa che devo darvi qualche spiegazione, eh? Oh, assolutamente sì. L'ultima volta che vi ho visti eravate vicini ad ammazzarvi l'un con l'altro e adesso siete lì che ridete insieme? Come cavolo è successa una cosa del genere? Hai cominciato a cambiare comportamento in una maniera molto particolare. Per favore, spiegaci cos'è che l'ha causato questo cambiamento. Va bene, torniamo nello spogliatoio che ve lo spiego. Vi racconterò tutto quanto. Tutti insieme? Nel nostro spogliatoio? Torni a dormire con noi? Ma certo, alla fine mi sono sentito da solo a dormire senza di voi, ecco. Oh, Taiga, ci sei mancato! È così inaspettato, ma così bello sentire queste cose. Ehi, ehi, ragazzi, un attimo. Oh, non ce la posso fare, il mio trucco si sta sciogliendo, sono così felice. Anch'io. Che cosa tenera, ma com'è che sono tutti così pucci pucci adesso? Aiden, scusami se siamo un po' in ritardo. È che avevamo una cosa molto importante da fare. Scusa, scusami. Lavoreremo duramente per rimediare. Oh, eccovi qui. In effetti mi stavo un pochino innervosendo. Sono qui a far biscotti da non so quanto. Comunque non c'è problema, alla fine è arrivato il nonnetto e si è offerto ad aiutare finché non foste comparsi voi due. La decima infornata di biscotti è pronta, Aiden. Ah, mi dispiace, ma quel grembiule Sergoro somiglia un po' a mia nonna Hiro. Era l'unico grembiule che aveva Aiden, lo sai. Io penso che ti stia bene, nonnetto. L'unico motivo per cui sono qui a fare i biscotti è perché voi due non arrivavate più. E basta chiamarmi nonnetto, non ho così tanti anni quanto ne pensate voi. Comunque, visto che siete tutti qui, adesso posso anche andarmene a vedere cosa fanno gli altri. Ok, capiamo perfettamente, signore. Chiediamo scusa per il nostro ritardo. Nessun problema, a volte gli errori avvengono. Adesso, scusatemi, ma vado. Ciao! Per un attimo pensavo che ci avrebbe sgridato. Soprattutto dopo la battutaccia di Hiro. Beh, ma no, ultimamente è molto più tranquillo e nonnetto qui in giro. Il suo umore è molto migliorato da quando è coinvolto nelle vostre attività. E comunque abbiamo fatto qualcosa come 10 infornate di biscotti finora. E Yuri ci ha dato delle scatole per infilarceli dentro. Dovrebbero essere già pronti per la vendita questi biscotti, quindi dovremmo iniziare subito a venderli. Oh sì, so che Yuri stava facendo anche poster e volantini. È stato molto gentile da parte sua dipingerci anche qualche scatola. Sono così emozionato per questa vendita, spero che sarà divertente. Oh, a proposito, come facciamo a vendere questi biscotti? Dobbiamo andare porta a porta, dobbiamo fare una specie di bancarello. Hanno entrambi pro e contro queste due idee. Un'operazione porta a porta sicuramente dovrebbe essere un po' più rapida a portare i prodotti dai consumatori. Però un bancarello sarebbe più facile da gestire. Non so cosa sia meglio scegliere, ma per il momento portiamo le scatole fuori. Non riesco a pensare in questa cucina bollente. Mi date una mano a portare fuori i biscotti? Sì, sicuramente. E io che pensavo che nella mensa fosse caldo. Rispetto alla cucina, là dentro è un frigorifero. Ah sì, adesso lo sapete quanto diventa calda la cucina. Esatto, non c'è da chiedersi come mai giri nudo. Wow, sembra il profumo di una pasticceria qui dentro. Sono già pronti tutti i biscotti? Yoshi. Oh, eccoti Yoshi. Sì, abbiamo appena impacchettato la prima mandata di biscotti. Dobbiamo ancora farne degli altri, ma ci stiamo prendendo una piccola pausa. Oh, capisco. Mi sa che voi ragazzi avete lavorato duro. Dai un'occhiata al prodotto finito, Yoshi. E assaggia anche mentre ci sei. Oh, i biscottini tutti carini e pucciosi. Sono fantastici. Avete fatto così tante forme diverse. Sono anche tutti di gusti diversi. Non mi aspettavo niente di meno dai nostri chef. Oh, Yoshi, quanti complimenti che ci fai. Ehi, anch'io voglio qualche biscotto. Via quelle manacce, uomo lupo. Questi biscotti sono per la vendita. Se ne vuoi qualcuno te lo devi comprare. Cosa? A me non ho nemmeno soldi. E poi gli amici non dovrebbero condividere il cibo? Ma questi non sono nostri, scemo. Sono per quelli che ci finanzieranno. E non possiamo darli via gratis. Dai, Yoshi, tieni i biscotti che ci sono venuti male mentre li mettevamo in forno. Puoi prendere questi. Visto, almeno uno di voi due è un bravo amico. Oh, ma che bravo cane che sei a mangiare così gli avanzi. Ha detto qualcosa con la bocca.
bocca piena di biscotti. Vabbè, almeno ingoia prima di cercare di parlare. Aiden, io e Cedio andremo fuori per cercare di parlare del campeggio. Mi ero fermato qui per vedere se c'era qualcosa da mangiare per strada. Oh, sì, sì, vi ho già preparato qualche cosa. Aspetta che vado a prendervi pranzo, arrivo. E che cosa andate a fare voi due in città? Lo sceriffo Brockback vuole che vada a derubare le persone. Yoichi, non è questo che devi fare, non dobbiamo derubare nessuno. Dobbiamo soltanto informarli su quello che succede al campeggio e vedere se sono disposti a darci qualche donazione. E poi sai benissimo perché stiamo facendo tutto questo. Sì, come ti pare, tanto fa schifo lo stesso. Non dagli retta, Scoutmaster, lo sai quanto è musone. Ecco il vostro cibo. Ho fatto il tuo preferito, Yoshi. Fagioli arrostiti e patatine barbecue. Oh, grazie, Aiden, sei il migliore. Dai, Yoichi, abbiamo da mangiare, quindi adesso possiamo anche partire. Ci vediamo, ragazzi, buona fortuna. Aspetta un attimo, che c'è, Hiro? Mi stavo chiedendo, visto che state per andare porta a porta, non poteste provare a vendere già i biscotti? In questa maniera avrete un prodotto da vendere e magari l'uomo lupo non si sentirà in imbarazzo a chiedere dei soldi, ma solo se pensate che sia una buona idea. Oh, in realtà è un'ottima idea, Hiro. Ma che cosa farete mentre non ci siamo? Non eravate anche voi lì per vendere dei biscotti? Sì, ma magari potremmo fare un bancarello da qualche parte, così avremo due posti in cui le persone possono comprare. Magari così venderemo ancora più biscotti. Non ci avevo pensato. Mi sa che il mio piccolo chef è un grande uomo d'affari. Cosa? Hiro, Aiden ti ha fatto un complimento. Ho soltanto ripetuto le cose che ho sentito dire ieri da Natsumi e Hunter. Comunque sì, è una buona idea. Più persone comprano i biscotti, più fondi potremo raccogliere. E allora ti daremo una mano a vendere, Aiden. Quanto dobbiamo chiedere per una scatola di biscotti? Beh, diciamo 2 per ogni biscotto, quindi 10 la scatola. Va bene, un prezzo ragionevole. Andiamo, Yoichi, portiamo queste scatole. Abbiamo un sacco da vendere. Non farlo sembrare come una cosa divertente, perché tanto non lo è. Dai, si sono portati via tutti i biscotti che abbiamo fatto finora. Via, torniamo in cucina allora. Ok, non vedo l'ora di rimettermi a far biscotti. Avremo 10 scatole pronte in un secondo. Aiden, Hiro ed io lavorammo tutto il giorno per finire i biscotti. Tutto mentre Yoshi e Yoichi ci aiutavano a venderli. Era stancante, ma anche molto divertente lavorare con il mio migliore amico e con lo chef. Basta con questa cosa, il mio amico, basta. Eccoci qua. Un'altra infornata di biscotti pronti da decorare. Che profumino. Non ci riesco a credere che Aiden abbia finito così in fretta di cuocerli. Sono così contento di ricominciare a decorarli. È un'ottima cosa il fatto che Aiden abbia potuto rimanere concentrato sulla cucina per tutto il giorno. Di solito ho 3000 cose da fare. Oh cavolo, adesso che mi ci fai pensare, mi hai fatto venire in mente che ho promesso di aggiustare una finestra nell'ufficio dello Scoutmaster. Hai parlato troppo presto, Hiro? Non ditelo a nessuno, ma Yoshi ha paura che qualcuno abbia cercato di entrare nella stanza del Scoutmaster circa una settimana fa e non certo per riprendersi una certa fotografia. Ma davvero, chi potrebbe averlo mai fatto? Comunque, adesso devo andare a sistemare prima che il nonnetto se ne accorga. Dai, fratellone, non rimaniamo qui a lavorare. Davvero? Ce la fate a gestire tutto mentre non ci sono? Sì, signore. Glasseremo i biscotti e puliamo la cucina prima che torni. Oh, come siete bravi. Tornerò presto, d'accordo? Assolutamente sì, fratellone, a dopo. Ok, Hiro, mi sa che dobbiamo cominciare con la glassa. Aspetta, fammi mettere il grembiule prima. Non voglio trovarmi della glassa sulla maglietta. No, stavolta è veramente glassa. Hai ragione. Comincio a decorare questi biscotti a forma di rana. Hiro! Ma anche lui si è messo il grembiule senza niente sotto? Ma Aiden ti potrebbe vedere così conciato. Ma non ti preoccupare, sto sempre vestito così in cucina quando lavoriamo duro. A lui non dispiace. E poi nessuno viene mai in cucina durante le ore di campeggio, eccetto Aiden. Quindi non ti preoccupare riguardo il fatto di essere visto. Ok, più tempo passiamo qua dentro più mi cominci a sembrare Aiden. Ah, ma non è soltanto per fare il figo. Sto veramente più fresco vestito così. Cosa stai guardando? Non è caldo qua dentro? È diventato molto più caldo adesso. Sì, è diventato molto più caldo. Lo so, mi chiedo come mai. Hiro, mi stai facendo distrarre? Comunque, perché non ti metti a glassare i biscotti a forma di procione? Sono i tuoi preferiti. Ehi! Ehi, questo cosa significa? Gli ha tirato della glassa sui capelli. Oh no, sei tutto sporco. Mi sa che dobbiamo cambiarti i vestiti. L'hai fatto apposta, Hiro? Ma... Ops, mi è scivolata la mano. Ah, vuoi giocare? È così, eh? Cosa? Oh, sei tu che hai cominciato. Ah, come sei divertente, Keitaro. Aspetta, Hiro, aspetta. Ma basta! Faremo un gran casino, se no. Dai, dammi quel... Wow! Attento, Keitaro! Che è successo? Oh, ma che cuccioli, sono caduti uno su quell'altro. Ah,
stai? Scusami, Iro, ti senti bene? Oh, ok, Taro, sei un adorabile imbranato. Ehi, non sarei scivolato se tu non avessi cominciato a spruzzarmi tutta quella glassa addosso. E anche sul pavimento. Beh, meno male che ti ho preso, no? Perché mi guardi così? È che non posso fare a meno di guardarti, sei così carino. Sono così fortunato a potermi divertire così con te. Iro, mi stai mettendo in imbarazzo. Avete fatto cose ben più imbarazzanti di guardarvi negli occhi, eh? Oh, sei ancora più carino quando arrossisci. E poi ti stavo semplicemente dicendo come mi sento in questo momento. Sei il ragazzo perfetto, Iro. Responsabile, carino e hai un grande cuore. Iro, smettila. A volte sei stupido, in effetti, ma fa soltanto capire quanto sei innocente. E questo ti rende veramente una bella persona. E non posso fare a meno di innamorarmi ancora di più di te. Iro? E tu, Keitaro? Cosa ne pensi tu di me? Ah, cavolo, non so che cosa rispondergli adesso. So che sono felice quando sono accanto a te. Tutto ciò che so è che sono felice quando sono insieme a te. Che cosa tenera! Che cosa tenerissima! Le labbra di Iro sono così soffici, proprio come la prima volta che mi ha baciato. Ma qualcosa mi sembra diverso stavolta. Ah, sta ricambiando il bacio, che cosa pucciosa. Non c'è niente da fare, il fangirl mi sale troppo quando faccio sti giochi. Nessuno di noi due ha esitato, lo sapevamo entrambi cosa volevamo e cosa sentivamo. E baciarsi in quel modo sembrava la cosa giusta da fare. Mi era mancato il sapore delle tue labbra. Lo sai, Keitaro, io... Cos'è successo? Cosa c'è? Ah, l'ha baciato di nuovo. Gli occhi di Iro erano estremamente sorpresi quando sono stato io a prendere l'iniziativa e baciarlo, stavolta con più passione e anche con più lingua, oserei dire. Sentivo anche il sapore della glassa mentre ci baciavamo. Per una volta si stanno baciando, dai, una cosa romantica. Keitaro ci ha messo un attimo a capire che io ho cominciato a baciarlo per ricambiare il bacio. E i miei sentimenti per lui stavano cominciando a diventare troppo forti mentre continuavo a baciarlo ancora più forte. E mi stavo perdendo in quell'attimo. All'improvviso Iro si è alzato un po' per cercare di respirare. Iro, perché ci sei fermato? Keitaro, io ti voglio. Anch'io! Anch'io! Mi sembra la risposta più logica da dare in questo momento. Per favore, facciamolo qui e subito. Sono pronto, Keitaro. Così, subito! Mamma mia, ragazzi, cos'è? Fammi quello che vuoi. E questo è il momento in cui il video si deve fermare, ragazzi. Scusatemi, ma si deve assolutamente fermare. Io vi ringrazio tantissimo per essere stati con me fino a questo momento. E il prossimo episodio di Camp Buddy sarà un pochino... Ecco, avete capito. Ciao! E mi raccomando, scrivetemi nei commenti quanto avete fangirlato durante la scena del bacio sotto il tavolo con la glassa. Ciao ciao!